caratteristiche di questa alimentazione che non sono di poco conto. Cioè mangiare così vuol dire non avere iperglicemia, iperinsulinemia e vuol dire anche non avere l'ipoglicemia reattiva post pasto. Io non so se vi siete mai trovati in un bar, in una zona d'ufficio alle 3 di pomeriggio, io l'ho notata questa. Alle 3 di pomeriggio tu vedi ste donnine che le sono scese a pigliare il caffè e si mettono a mangiare pasticcini. Io cazzo, hanno desinato un'ora fa e sono a mangiare, che l'hanno fame. Sì, l'hanno fame perché sono in ipoglicemia. L'hanno mangiato un piatto di pasta, iperipoglicemia. Alle 3 l'hanno fame, non c'hanno il zucchero in sangue. L'insulina gliela spazzai via tutti, gliela messa intorno alla vita. Ha fatto le manigline dell'amore, per cui bisogna stare attenti. Siccome questi alimenti poi hanno una digestione così leggera e veloce, non sottraggono il flusso di sangue ai muscoli e al cervello, la sonnolenza dopo pasto, non fare il bagno t'ha mangiato ora, dopo mangiato non ci si allena, sono tutte cose che vanno sbagliate. Non è una dieta a zero carbo, perché ci sono gli zuccheri, cioè mediamente c'è 100-150 grammi di zuccheri al giorno, che sono una buona quantità. Per un maratoneta no, magari, ma per una persona che fa vita normale sono abbastanza. Non è chetogenica, questo è importante. Allora, c'è due malattie, cioè una l'è considerata malattia, una l'è considerata un fatto naturale, ma non è vero. L'osteoporosi. L'osteoporosi colpisce tutti gli anziani, un po' più le donne dell'uomo, ma comunque colpisce tutti e due i sessi. La sarcopenia, che è la perdita di massa e di forza muscolare, che colpisce indifferentemente uomini e donne. Non sono legate all'invecchiamento. Se io devo, il nostro organismo ha bisogno di un livello di acidità ottimale, perché siamo fatti per il 60% di acqua, di liquidi, e quindi ci deve essere un equilibrio tra sali e basi. Se non c'è questo equilibrio, tutte le reazioni, gli enzimi e compagnia, beh, non si verificano. L'alimentazione agricola, quella degli ultimi 10.000 anni, ha squilibrato questo rapporto. Così. Mangio le proteine, mangio la carne, sono acide. Mangio la frutta e la verdura, sono basiche, sono pari. Poi mangio il formaggio, è acido. Mangio cereali, sono acidi. Ci metti il sale alla cucina, non se ne parla. E questo stato che si determina si chiama lieve acidosi metabolica cronica e nel tempo fa il danno della sarcopenia e dell'osteoporosi. In che modo? Non avendo abbastanza sali per controbilanciare tutti questi acidi, fondamentalmente l'organismo o li prende dalle ossa, legge osteoporosi, oppure smonta il muscolo, prende la glutammina e forma l'ammoniaca a livello renale e butta fuori gli acidi. Nel primo caso ti mangia le ossa, nel secondo caso ti mangia i muscoli e la forza. E te lo fa progressivamente sempre di più nell'arco della vita. Finché c'è gli ormoni sessuali, estrogeno e testosterone, in qualche modo tamponano, perché sono anabolici, quando c'è il calo, menopausa, andropausa, tu sei più indifeso e si manifesta queste malattie. Questo tipo di alimentazione c'è una bilancia corretta acida base. C'è un corretto rapporto tra gli omega 3 e gli omega 6, che è non si soffre la fame, non si conta le calorie, si mangia sempre a sazietà. Come mai fallisce sempre le diete? Perché le sono basate sulla quantità, sul presupposto che devi mangiare poco, e l'essere umano non è fatto per soffrire la fame. L'essere umano è fatto per mangiare a sazietà. Per cui ti sacrifichi, la fa un mese, due mesi, tre mesi, poi gliela fa più e tu mangi più di prima e tu ti fermi alle vecchie vite. Questo è un meccanismo importante da prendere in considerazione, che la gente non si rende conto quale sono vittima sempre. Si torna sempre a fare il discorso generale degli animali. Come fa a sapere il lombrico quando gli ha mangiato abbastanza, quando ancora ha bisogno? Come fa a sapere l'uccellino quando gli basti che gli ha mangiato? C'è un meccanismo finissimo, semplicissimo, con un computer, sì no, fame, sazietà, fame, sazietà. Quando gli è sazio smette di mangiare, andiamo a fame e mangiare. Perché a noi non ci funziona questo sistema? Perché questo sistema si basa fondamentalmente su due cose, sul volume del cibo e sulla quantità di nutrienti che nel cibo ci stanno dentro. Se io mangio un cibo che in poco volume ha tante calorie, già mi fotto con quello. 400 calorie della pasta, 50 calorie della mela. 700 grammi sono, Nutrienti quasi zero, verdura ricchissima di nutrienti.
Per cui se noi si torna a mangiare in quel modo, si resetta questo sistema. E allora tu puoi mangiare, ti va un boccone, mangi un boccone, ne va 5, ne mangi 5. Senza problemi. Ma se, quando tu ci metti in questo giochino particolare, o il dolcino, o il pane e la pasta, o tutte queste cose che alterano questo meccanismo, tu ti ritrovi non più a controllarlo e a mangiare troppo probabilmente, a introdurre troppe calorie e non abbastanza nutrienti. Perché poi c'è anche quest'altro meccanismo che il cervello sente che ha la pancia piena, lo sente dalla dilatazione dello stomaco, però riscontra e manca il gruppo B delle vitamine, per esempio. E l'altro ti dice mangia ancora perché io ho bisogno di vitamina B. E te tu mangi che ti davanti, probabilmente ti è anche il cibo sbagliato. Non dà sonnolenza e spossatezza postprandiale, questo si è detto prima, non gonfia la pancia. E effettivamente nella dieta si può fare dappertutto, perché basta un minimo d'accortezza, anche se tu sei in viaggio, se tu sei sul lavoro, tu organizzi un pochino, non è che si richiede di mangiare cose strane e particolari. Le regole erano tre: a sazietà secondo appetito, alcuni alimenti, di rado con moderazione, altri preferibilmente mai. Benefici, tanto più o meno si sono detti, ve li ripeto, immediati. Nel tempo c'è un dimagrimento lento e graduale, molto fisiologico, per cui uno perde quei 2-3 kg in mese, gradualmente li sostituisce con massa magra, senza soffrire la fame, senza fare sacrifici, sentendosi sempre pieno, ancora più pieno di energie, finché arriva il soppeso fisiologico. Adesso il soppeso fisiologico la cosa si staziona, lì si ferma e riesame. Aumenta la massa muscolare e anche quella delle ossa. L'osso è fatto di sali al 30%, ma il 70% è fatto di proteine, non ce lo scordiamo. Le strutture dell'osso, le trabecole, sono tutte proteine, ci vogliono. Va via la cellulite, che cosa ha poco? La ritenzione idrica. Si fa prevenzione, oppure si cura senza farmaci, quelle malattie legate alla sindrome metabolica. Certamente se le cose le sono portate a un livello irreversibile, se quello già prende l'insulina per il diabete, ho dei dubbi che possa rinunciare all'insulina, ma se le è a metà strada sicuramente rimette a posto la glicemia senza prendere niente, senza prendere farmaci, e ci abbiamo dei casi in cui si è visto ipertesi in trattamento, riducendo il peso e cambiando alimentazione per tagliare pasticche. Io sono stato uno di quello, l'avete visto, questi anni. Guardate, questi non sono culturisti. Questi sono aborigeni australiani fotografati all'inizio del Novecento. Questo probabilmente è anche molto anziano. Cacciatori raccoglitori. Sono asciutti, sono tirati, sono muscolosi, vascolarizzati. A tutte le età. Ma perché ci si deve ridurre in quell'ambiente? Non è normale. Era lui. Questo è in sintesi il concetto e l'idea che vendo io. Non voglio vendere una dieta, non voglio prescrivere nulla a nessuno. Io dico semplicemente, do questo messaggio alle persone. Guardate, nelle nostre abitudini ci sono degli alimenti che si considerano naturali, normali, ma che non lo sono, e sono responsabili di tutti i nostri problemi. Se li togliete, non solo non togliete nulla all'organismo, ci guadagnate in salute e benessere, non posso. Si parla tanto di integratori, e con la dieta tradizionale probabilmente in tanti casi sono necessari, stress, allenamento sportivo, eccetera, eccetera. Io ho delle tabelle, ora qui per sintesi, per farti vedere, in cui le stesse 2000 calorie in un modo o nell'altro, con questa dieta, chiamiamola evolutiva, c'è una ricchezza tale di vitamine, di minerali, di tutte le sostanze, che non serve assolutamente nessun integratore. Il sistema immunitario va a gonfie vele, uno gli è pieno di energia tutti i giorni, il livello di energia è sempre costante, non c'è calma, c'è momenti di sofferenza. Secondo me si è trovato una cosa semplicissima, che non c'è nulla di astruso e di particolare, che non viene accettata perché si va contro un'abitudine profondamente radicata. E io aggiungo, perché c'è degli interessi molto forti, case farmaceutiche, produttori di cereali,
tutta una serie di cose, poi se si volesse andare più là si andrebbe ancora più là. Per cui si preferisce, la gente a 50 anni cominciano a ammalarsi e per altri 30 anni si cureranno, si ricovereranno in ospedale e si spenderà miliardi per... Bene, va bene.